agli esecutori. E quest'anno abbiamo deciso di premiare l'ensemble Brook tedesco che ha suonato. Qui sono delle giovani donne, sotto i 35 anni, questo diciamo una delle caratteristiche oggi presente, e sono state per noi molto brave, e perciò grazie a questo premio le invideremo il prossimo anno. Adesso lascio la parola. Vi darò fastidio se tolgo temporaneamente la maschera, è forse meglio per la comunicazione. Allora, ringrazio ovviamente la giuria, ma questo ovviamente non vuol dire che è scontato, per cui lo faccio perché deve essere fatto. Ho incontrato nella giuria, ecco, veramente degli animi nobili, ma poteva anche questo non essere detto, va da sé. Però è così, animi nobili, perché con la serenità e con lo sguardo in avanti, felici di aver ascoltato dei brani di giovani, e anche con la possibilità di sottolineare, di segnare, attribuendo dei premi, una sorta di fiducia, di scommessa, perché abbiamo bisogno di questo, no? Sostanzialmente, di guardare avanti con la musica. Ringrazio Stefano come direttore, come animatore dell'ensemble Freon, tutti i musicisti, perché attraverso la loro interpretazione puntuale, precisa, la giuria ha avuto anche un compito più facile, più semplice, era tutto trasparente, era tutto veramente molto chiaro. Adesso la parte più difficile per me, devo annunciare, a nome di tutti, chiaramente con una decisione presa insieme, che abbiamo deciso una menzione per la qualità, per la proposta molto fresca, genuina e anche, come posso dire, immediata, al pezzo, adesso mi dispiace, non ho l'elenco dei numeri, la menzione alle anime. Leanna, ecco. Pluralità, rappresentata nel festival in vario modo, e nuova consonanza, diciamo così, non fatica ad andare sempre in questa direzione, cioè nella direzione di proposte sempre plurali, anche distanti tra di loro. Ebbene, abbiamo deciso di assegnare due primi premi, e chiaramente i due primi premi sono degli altri due compositori, quindi Kim e Mattei. È stata davanti a noi tutti, insomma, no? Abbiamo ascoltato due pezzi che sono veramente distanti, guardano in direzioni diverse, e però ognuno di questi due brani è comunque già in sé un microcosmo, qualcosa che è comunque ben fatto. Certamente in uno c'è uno spessore di tradizione della nostra, diciamo così, cultura, quella che condividiamo anche in maniera molto allargata. Da un'altra parte invece abbiamo ravveduto proprio una concezione del mondo completamente alternativa, e per questo altrettanto valida, per cui in qualche modo le due composizioni ci sembrano rappresentative per un premio così prestigioso. Ed è la nostra decisione.
che quest'anno sono residenti in due accademie, dell'Accademia di Francia e dell'Accademia di Spagna. Ringraziamo il maestro Fabio, ci farei crociare. Quanti hanno animato questo premio e questa serata. Grazie.